qui che cremosità questo sughetto. Mamma mia, che spettacolare. Un po' di sughetto sopra. Tutti quanti a fare queste farfalle a salmone con la panna, ma solo con la panna le sapete fare, non avete altre idee? Andiamo a vedere questa fantastica bontà esagerata. Allora, il salmone, ragazzi, le spine le porta nella parte centrale, qui abbiamo un osso, e poi ha delle lische nella parte finale, qui, finale. Facendo un breve taglio piccolino, a parte grigiastra, vedete le lische dove sono? Eccole qui, ragazzi. Andiamo a mantenere la pelle così, per andare a staccare piano piano tutta la pelle, ed è così. Rimossa la pelle, andiamo a tagliare dei tranci grossi così, a pezzettoni grossi. Andiamo con i polpastrelli a vedere se ci sono ulteriori rische. Ricetta super veloce, già abbiamo messo la pentola per calare la pasta, la pentola non l'abbiamo riempita tutta, ragazzi, adesso vi spiego il perché. Giro d'olio, gambi di prezzemolo, scarti del salmone, questa è la parte centrale con l'osso, vedete, abbiamo lasciato un pochino di carne e di ciccia, di grasso, in modo che estrae tutto il sapore da questo salmone. Andiamo di fiamma vivace, andiamo a ricoprire con acqua fredda, abbassiamo la fiamma al minimo e portiamo a ebollizione. Vedete, quando il sughetto arriva a ebollizione, spegniamo il fuoco, aggiungiamo questo sughetto con un colino che andremo a filtrare, raggiungiamo all'acqua che andremo a calare la pasta. Riponiamo di nuovo il coperchio sopra. E adesso facciamo il sughetto. Giro d'olio, picchio d'aglio schiacciato. Prendiamo questi pelati San Marzano, ragazzi, schiacciateli a mano, operazione molto importante, altrimenti i semini interni rilasciano una sensazione di amaro. Roviniamo questo pomodoro bello dolce. Andiamo a sciacquare la ciotolina, mettiamo un mestolino di brodo di questo salmone e andiamo a sciacquare la ciotolina. Aggiustiamo con un pizzichino di sale. La fiamma al minimo e facciamo cuocere questo sonoro San Marzano per almeno 15 minuti. Dopo 15 minuti, casomai dovesse assorbire un pochino il sughetto, aggiungiamo qualche altro mestolino di brodo di salmone. Rimuoviamo lo spicchio d'aglio, spegniamo il fuoco e andiamo ad aggiungere la Filadelfia. Andiamo a mescolare questa Filadelfia per fare questa bella salsina rosa. Sciolta la Filadelfia nel sughetto, il brodo nel frattempo bolle. Aggiustiamo con qualche pizzico di sale l'acqua della pasta, poiché già abbiamo aggiustato anche con un poco di sale il sughetto. Manca giusto un minutino che la pasta sia al dente, accendiamo sotto al sughetto, alziamo la fiamma al massimo, andiamo a calare direttamente questa pasta in questo sughetto e l'andremo a mantecare assieme al salmone. Aggiungiamo mezzo mestolino di acqua di cottura, ad aggiungere anche il salmone che abbiamo tagliato prima a pezzetti grossi. Questo salmone deve cuocere giusto 2 minuti, ragazzi, altrimenti si sfalda troppo. E ragazzi, i pezzi di salmone si iniziano a spaccare come un listino, significa che sono cotti. Andiamo a spegnere il fuoco, parata di prezzemolo fresco, e andiamo a miscelare il tutto. Ragazzi, guardate qui che cremosità questo sughetto esagerato. Mamma mia, che spettacolo, guardate come si sente il rumorino della pasta. Mettiamo qualche pezzetto di salmone sopra, un po' di sughetto, altro po' di prezzemolo fresco, un po' di pepe, e un po' di pecorino ci metti. Che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Se aggiungiamo questi 4 gusti all'interno di un piatto, raggiungiamo l'umami, cioè il quinto gusto, il gusto che raggruppa tutti i gusti all'interno di un piatto, cioè il salato, l'aspro, l'amaro e il dolce. Raggiungiamo il quinto gusto che si chiama umami. Abbiamo messo come salato il pecorino romano, dà anche quella sensazione di piccante all'interno con il pepe. Come dolce abbiamo messo il pomodoro San Marzano, che è bello dolce. Poi abbiamo aggiunto la Filadelfia, che contiene all'interno un acido citrico che dà una sensazione di aspro. E infine abbiamo aggiunto il prezzemolo, che dà la sensazione di amaro. Ecco la mia versione di farfalle al salmone, ragazzi. Fate questo piatto, un'esplosione di gusto e sapori. È inutile che vi dico che qui la scarpetta è proprio d'obbligo. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!